Okay, thank you, Miklos, and ladies and gentlemen, we're very happy to be here. I'm always. Grazie Miklos. Signore e signori, sono molto contento di essere qui e sono entusiasta di aver visto come lo zoo di Budapest si è sviluppato dal vecchio zoo a uno nuovo e moderno. E anche noi stiamo cercando di cambiare il nostro zoo in un centro di conservazione. E ora vi dirò come abbiamo capito e come faremo questo. La maggior parte delle persone vengono allo zoo perché sono attratte dagli animali, ma noi, come persone che lavorano per lo zoo, pensiamo che c'è qualcos'altro. Noi siamo connessi con il mondo animale e dobbiamo sempre ricordarlo che siamo connessi con gli animali. Quando lo capiamo, iniziamo davvero a prenderci cura degli animali. Noi abbiamo una lunga storia alle spalle. In molte istituzioni anche gli obiettivi sono cambiati dall'esposizione di singoli animali esotici all'esposizione di animali con lo scopo scientifico e ora sono cambiati ancora gli obiettivi. Come è uno zoo moderno? Penso ancora che dobbiamo essere connessi agli animali e la vita animale è molto importante per questo. Tu puoi addirittura annusare, toccare l'animale e questa connessione è molto importante. Molte delle persone che vivono in città non hanno altro modo se non venire allo zoo per avere un contatto con gli animali. This connection is very important. And many people living in towns now have no other way than to come to the zoo to connect to animals. Io considero lo zoo come un ambasciatore proprio per il mondo degli animali, per la natura, per la conservazione. E ovviamente noi possiamo fare questo in modo scientifico e dobbiamo farlo con competenza. Vogliamo fare tutto questo con competenza e ci dobbiamo concentrare in ciò che siamo bravi e ciò che ci distingue è la nostra profonda conoscenza degli animali, anche dal punto di vista scientifico. Questa è la nostra visione. Dobbiamo essere invitanti, dobbiamo affascinare le persone, ma dobbiamo anche sensibilizzare le persone e coinvolgerle. E solo allora lo zoo diventerà un centro di conservazione e la stessa visita allo zoo diventerà un atto di conservazione. Ho mostrato questa immagine molte volte e penso che per noi sia importante quando le persone vengono da noi per imparare, ma l'aspetto più difficile per gli zoo del futuro è fare il salto di qualità, oltrepassare il Grand Canyon e riuscire a sensibilizzare le persone cambiando le loro abitudini e il loro modo di pensare e facendole diventare parte attiva della conservazione. E questa è una delle più grandi sfide degli zoo. Come possiamo fare questo? Noi vogliamo creare interesse nei nostri visitatori affinché si interessino alla conservazione, al nostro piano, all'ambiente e far muovere le persone dall'entusiasmo al vero coinvolgimento rispetto a ciò che accade intorno a noi. Thomas lo ha già mostrato e anch'io voglio far vedere quello che penso sia il futuro degli zoo moderni. Questo comincia dalla presentazione degli animali. Lo zoo è un'istituzione creata dalle persone e per le persone e con l'obiettivo di mostrare gli animali ai visitatori. Fare progetti di educazione, ricerca, progetti di conservazione, ma nessuno zoo può lavorare se non è economicamente efficiente. Se non c'è stabilità economica, si può essere attaccati dai media. Quindi l'efficienza economica è al primo posto. Is heading on us, and so we have to make sure we are economically efficient. What we want as a zoo, we want to be. Ma cosa vogliamo essere come zoo? Vogliamo essere un'istituzione per la città, un'istituzione di alta qualità e un'istituzione corretta.
che fa conservazione e crea benessere. Vogliamo creare entusiasmo in modo che la gente ci riconosca e che sia fiera e orgogliosa dello zoo nella città e che la gente supporti lo zoo e quindi supporti la conservazione. Questa è una slide che per me è molto importante. Quali sono i compiti di un direttore dello zoo? Molti di loro lavorano nella parte di management dello zoo, quindi nella parte dei business plan. Ma bisogna lavorare anche negli altri due campi, altrimenti ci saranno problemi coi media e quindi nell'opinione pubblica e di conseguenza con il pubblico che ci supporta. Quindi dobbiamo lavorare anche con la stessa intensità in questi altri due campi. Per portare avanti lo zoo è necessario il supporto esterno. Non dobbiamo lavorare con i media in modalità difensiva, ma dobbiamo accompagnarli nella comprensione e confrontarci con loro. Se li hai con te, allora anche l'opinione pubblica sarà con te. Thomas ha già parlato di questo. Noi dipendiamo molto dalle donazioni e dagli investimenti, ma chiediamo anche ai nostri visitatori di dare dei soldi per la conservazione. All'interno degli zoo abbiamo visto che più o meno il 2% del ricavo proveniente dai biglietti e dal negozio va alla conservazione. Spesso le persone non pensano che se danno i soldi agli zoo li danno anche alla conservazione, ma li danno lo stesso. Il fundraising per la conservazione è parte dei nostri obiettivi. Qual è la chiave del successo del nostro zoo? Il successo del nostro zoo è stato che abbiamo provato a portare tutti dalla nostra parte. Quindi abbiamo il consiglio, abbiamo l'associazione degli amici dello zoo, abbiamo i volontari e ovviamente abbiamo il nostro staff. Tutte queste persone ci aiutano a diffondere il messaggio. Penso che questa sia proprio un'esperienza piacevole. Vedete, è davvero bello poter cenare davanti agli elefanti. Dobbiamo far sì che le persone si sentano a loro agio quando vengono allo zoo e penso che questa sia una grande missione. Poi, dall'altra parte, c'è anche la conservazione. Gli animali si sono estinti uno dopo l'altro e penso che gli zoo siano un investimento per la conservazione. Penso che le persone diano più volentieri soldi allo zoo invece che alla conservazione. E non puoi dire, no, non dare i tuoi soldi allo zoo, ma dagli alla conservazione. Questo non funziona. Uno dei calcoli più importanti è quello di vedere quanti soldi lo zoo riesce a recuperare per la conservazione sul campo, tanto quanto il WWF sta facendo sul campo. Nessuno lo sa, ma è una grande somma che le persone pagano per lo zoo e non per la conservazione. Sono convinto che sia importante raccontare storie di conservazione e che i nostri visitatori abbiano fiducia in noi. Noi supportiamo diversi progetti di conservazione in situ. In realtà sono 47, ma adesso abbiamo tagliato, abbiamo selezionato 6 progetti maggiori collegati a 3 istituzioni con cui lavorare. Abbiamo semplificato a 6 progetti perché penso che, come zoo, la cosa più importante è comunicare alle persone cosa facciamo. Quindi non è solo cosa facciamo sul campo, ma è come lo comunichiamo ai nostri visitatori. Il nostro progetto principale è Masoala,
è un progetto sulla foresta pluviale. È un'immensa foresta pluviale e vi posso raccontare la storia dall'inizio. Si tratta di un progetto a lungo termine. La nostra collaborazione è cominciata 20 anni fa. Penso che la conservazione debba essere fatta con le persone locali e ve lo dimostrerò, ma è un processo lungo perché è un processo culturale che può essere ottenuto solo con un progetto a lungo termine, non di 2 o 3 anni. Per fare questo, lavoriamo intensamente con dei partner che ci aiutano e ci supportano. E per far questo, dobbiamo essere forti nel nostro zoo, non sul campo, ma nel nostro zoo, a casa nostra. Quindi lavoriamo attraverso strette collaborazioni economiche qui e lavoriamo con le persone sul posto. Ma come facciamo a fare tutto questo? Creiamo entusiasmo nelle persone riguardo al progetto, mostrando animali unici, offrendo esperienze uniche e reparti con design sorprendenti. Animali unici ed esperienze uniche. Qui vedete gli elefanti nuotare. Non vi faccio vedere il video, ma posso dire che è un'esperienza. Le persone spesso dicono di voler vedere gli animali, ma il comportamento degli animali è qualcosa che davvero ti coinvolge e ti stimola. Ora vi faccio vedere il video della nascita di un elefante. E quando vedi e ascolti come si svolge, per esempio, io conosco l'ex presidente del WWF internazionale e so che lui ha cominciato ad occuparsi di conservazione quando è venuto a visitare il nostro zoo. E se vedete questi comportamenti, se vivete questa esperienza, non la potrete dimenticare mai. Ma tutto è basato sulla scienza. Per molto tempo non abbiamo fatto buona scienza, mentre adesso cerchiamo di seguire un metodo scientifico. Per molto tempo non abbiamo fatto buona scienza riguardo la riproduzione degli elefanti e in particolare riguardo al loro comportamento durante il parto. A Zurigo avevamo diversi elefanti che non erano una famiglia. Quindi, quando arrivava il momento del parto, venivano separati e i keeper erano tutti attorno. E da noi si sono verificati diversi casi in cui la madre ha ucciso il figlio. La gente chiedeva, perché uccidere un figlio? È molto strano. Ma c'era una rivista che diceva che qualcuno aveva visto questo anche in natura e che la madre scalciava il piccolo appena nato a 6 metri di distanza e nessuno sapeva il perché. Guardate adesso, gli elefanti realizzano che devono aprire il sacco amniotico, solo che non hanno denti, devono calciare, possono uccidere davvero il piccolo se non stanno attenti. È difficile parlare con il video in sottofondo, quindi guardatelo e ascoltate. Non è un evento di tutti i giorni, ma penso che queste sono le cose che bisognerebbe far vedere al pubblico.
Penso che siano le cose come queste che ti stimolano e ti fanno pensare che anche tu vuoi lavorare per la conservazione. Un dettaglio non meno importante è il benessere delle persone che vengono allo zoo. È quindi necessario curare il design. Il design mostra cosa vuoi far vedere. Per esempio, in questo caso, noi vogliamo dare al visitatore l'impressione di stare nella foresta. Il sole filtra attraverso le finestre, come nella foresta filtra attraverso le foglie. Naturalmente, per noi è molto importante che anche i nostri elefanti stiano bene e possano esibire i loro comportamenti sociali, sia nell'area esterna che in quella interna. Ovviamente devi anche comunicare quello che fai, in modo che anche i visitatori vivano l'esperienza in modo completo. Se vuoi diventare un ente di conservazione, la tua priorità è anche curare l'aspetto della sostenibilità. Fare in modo che lo zoo sia sostenibile e lavorare in modo che lo zoo sia a emissioni zero. E noi raggiungiamo questo obiettivo compensando con il progetto Masoala in Madagascar. Quando mi domandano cosa facciamo in natura, io penso sempre che facciamo la stessa cosa che facciamo qui. Gli zoo del futuro possono avere successo quando le persone stanno tutte insieme e sono entusiaste di ciò che imparano. E la maggior parte di loro imparano dallo stomaco, ma imparano anche da quello che vedono. E in natura è lo stesso. L'educazione e l'istruzione sono fondamentali. Per coloro che abitano lì, è difficile anche prendersi cura del loro ambiente, ma con il nostro aiuto hanno realizzato delle fattorie sostenibili. Piantagioni sostenibili di riso, che riescono a produrre 3 volte il riso che producevano prima, quindi non hanno più bisogno di tagliare la foresta. Li abbiamo aiutati a portare l'acqua fino ai campi di riso e anche ad avere più riso. Ci siamo occupati della riforestazione attorno al parco e abbiamo reso accessibile l'acqua. Abbiamo fatto ricerca per monitorare l'evoluzione dei progetti e ovviamente raccontiamo queste storie di conservazione all'interno del nostro zoo. Voglio finire il mio discorso con una frase, con una citazione che molti di voi già conoscono. Penso che questa frase sia il centro di tutto ciò che noi facciamo. È stata detta da Baba Dioum, che è uno scienziato africano. Penso che esprima bene quello che facciamo. Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo solo ciò che avremo compreso e capiremo solo ciò che ci sarà stato insegnato. E questo, penso, sia la premessa per i nostri zoo del futuro.